L'addio di Simone Pesce era ormai nell'aria, oggi è arrivata anche l'ufficialità. Con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet, la società grigiorossa ha rivolto un sincero ringraziamento al centrocampista per la professionalità e l'impegno che hanno contraddistinto la sua esperienza alla Cremo, ricordando anche il ruolo da protagonista che lo stesso Pesce ha recitato nella stagione della promozione in B, ma anche nel torneo scorso, citando quel suo gol contro il Venezia diventato l'emblema di una vittoria, quella contro la squadra di Inzaghi, che ha di fatto regalato la salvezza ai grigiorossi, scacciando ogni paura. Un ringraziamento, quello della società nei confronti del giocatore passato in Serie C alla Feralpi Salò, proseguito anche via social. Sul proprio profilo Twitter la Cremonese ha pubblicato una foto di Pesce con le braccia alzate in segno di vittoria e la frase «Grazie guerriero». Già un guerriero. Questo è stato il centrocampista di Latina durante le due stagioni e mezza trascorse con la maglia della Cremo. Arrivato a gennaio del 2016, poco prima che Rossitto sostituisse in panchina Pea, l'anno successivo è stato uno degli artefici del ritorno in Serie B dei grigiorossi dopo 11 anni agli ordini di Mister Tesser. La sua leadership e il suo carisma in campo e nello spogliatoio sono stati determinanti prima per il raggiungimento della promozione, poi per il mantenimento della categoria. E non è un caso, tanto per tornare sulle parole spese dal club stesso, che il gol che di fatto è valso la salvezza, siglato contro il Venezia, porti la sua firma. 82 presenze e 4 gol in due campionati e mezzo con la maglia grigiorossa. Numeri che la dicono lunga. Pesce in campo c'è sempre stato, nonostante qualche acciacco, nonostante qualche calo di forma fisiologico. Non vederlo più ringhiare sulle caviglie degli avversari, là in mezzo al campo, farà un certo effetto.